Il festival ritorna l'11 luglio a Cortona, riconfermandosi come uno degli eventi più importanti e di riferimento per la fotografia nazionale e internazionale. Artisti italiani ed internazionali esplorano le molteplici sfumature del corpo per promuovere una riflessione profonda sull'attualità e su un argomento cruciale nella società, nel costume e nell'arte contemporanea. L'edizione 2024 di Cortonone Move è sul corpo in tutte le sue forme e in tutte le maniere in cui la fotografia l'ha raccontato, perché è uno dei temi più che appassionato alla fotografia dall'origine, e lo vediamo con gli archivi Alinari, con cui esponiamo qui una mostra particolare ricercando gli archivi, fino alle cose più contemporanee come Miriam Boulos, una giovane fotografa libanese che racconta il desiderio femminile attraverso il corpo. Quindi esploriamo tutte le sfaccettature di questo tema così caro e così importante oggi. Body of Evidence è infatti il tema di quest'anno. Dal borgo della Valdichiana sono arrivati fotografi da tutto il mondo per Cortona on the Move. Cortona on the Move è realizzata grazie a una squadra incredibile che cresce e si afferma di anno dopo anno. Credo fortemente nel lavoro di squadra, e dietro di me, dietro il lavoro di Paolo Vuzzo, il direttore artistico, e di Kublai Klan, per la prima volta curatori fotografici, un collettivo che è nato a Cortona, si è sviluppato a Cortona e che afferma Cortona come un catalizzatore culturale e anche un incubatore di professionisti del mondo della fotografia. Io mi sono accorto che veramente questo festival è forse il festival più internazionale che abbiamo in Italia, perché quando viaggio fuori dall'Italia tutti ci parlano di questo festival che attira persone. Ieri sera, prima che iniziasse il festival, ero qui sulla piazza e artisti internazionali già erano arrivati dal Belgio, dalla Bulgaria, dall'Inghilterra per unirsi a noi in questi 3 giorni di celebrazioni della fotografia. 22 mostre, di cui 4 collettive e 18 individuali, 6 location e 4 mesi di festival sino al prossimo 3 novembre. Questi i numeri dell'edizione 2024. Quest'anno le mostre resteranno aperte fino al 3 di novembre, proprio per consentire sempre a un più largo pubblico, in particolare alle scuole del territorio, di poter visitare le mostre che proponiamo.